cominciare. Partita perfetta, possiamo dire prova di maturità superata, come insomma la via di chiesta di Gino. Sì, abbiamo fatto un'ottima partita, anche se il primo tempo abbiamo sfruttato meno Fabinho, secondo me, dovevamo sfruttarlo molto di più. Sapevamo che loro è una squadra molto ben messa in campo, chiudevano tutti gli spazi, molto corta, e dovevamo sfruttare per forza le fasce. In parte il primo tempo abbiamo fatto, poi una volta passati in vantaggio è normale che loro sono dovuti un po' riaprire, e la partita poi si è messa in discesa per noi. Aspettare, si manda molto giusto. Sì, ma hanno fatto una grandissima partita sotto il profilo mentale, anche molto attenti, abbiamo rischiato pochissimo, quindi una squadra molto fisica che sfruttavano bene le palline attive, diciamo che abbiamo concesso poco. È normale che ci sono dei momenti in cui la squadra ha imparato a soffrire tutti quanti insieme, e questo è sicuramente un segnale di crescita. Poi è normale, oggi abbiamo vinto, siamo contentissimi. Però già dobbiamo archiviare questa vittoria, perché ci aspetta una partita sabato molto importante. No, sono contento, che c'entra? Sono contentissimo, è normale che c'era tanta attenzione, tanta voglia di far bene, c'era sempre un'incognita, no? Quando incontri squadre che sono ultime in classifica, inconsciamente la testa ti fa fare pensieri strani, invece la squadra è scesa in campo giusta, molto motivata, e quindi sono contento per loro. Però dobbiamo già archiviare, perché è inutile che siamo ancora... C'è il derby, sappiamo quanto è importante questa partita per tutto l'ambiente. Ma un pensiero, l'ho già detto in conferenza, sono contento, orgoglioso di questo traguardo, anche perché penso che sono stati in pochi, quindi entrare nella storia di un club è molto importante. Poi se riusciamo anche a vincere quest'anno e abbissare quello dell'anno scorso, sarebbe ancora meglio. È venuto in mente di sostituire Fossati dopo l'episodio, se poteva esserci anche una doppia ammonizione, come rischiare? Sì, ma c'avevamo anche Faccinelli diffidato, c'avevamo anche Valerio che stava un po' così così alla fine, insomma. Poi c'è stato il cambio di Fabinho che non era stato preventivato, e quindi è saltato qualcosina. Però è andata bene, dai, alla fine è andata bene, siamo contenti. E credo che questa sera ha girato tutto bene, no? Tutto per verso giusto. Buonasera mister, un parere su Nilsson, che la sensazione da quando è entrato in squadra ha garantito maggiore geometria al centrocampo del Perugia, la pensa anche lei così? Ma guarda, Nilsson è un giocatore importante, veniva purtroppo da un anno così così, sta ritrovando fiducia, condizione, anche oggi credo che sia stato uno dei migliori, no? Molto lineare, è un giocatore che verticalizza tanto, quindi è un giocatore per noi importante. Sono contento per lui, perché veniva da un anno difficile, e quindi adesso sta ritornando al suo standard naturale. Posto? Insomma, alla luce di la classifica ora è davvero buona. Quindi adesso un pensierino al secondo posto si può fare concretamente, o preferiamo vivere la giornata come sempre? Ma questa è la mia politica, poi non è detto che uno non pensa in grande. È normale che ci stiamo pensando, lo sappiamo, ci stiamo giocando una cosa, qualcosa di importante, no? Siamo lì, sarebbe da pazzi non crederci. La squadra anche oggi ha risposto bene, significa che anche loro ci credono. Non capita tutti gli anni di lottare per un obiettivo così importante. Quindi per noi, per la società, per la squadra, per i giocatori, per tutti, no? Per la città, per voi. È un traguardo importante per tutti, no? Quindi che ci crediamo tutti quanti. Poi si può ottenere come non si può ottenere, però noi fino alla fine daremo il massimo per arrivare a questo traguardo. Senti, come si prepara adesso la difficoltà di questa settimana cortissima per preparare il derby?
è un piccolo svantaggio? Come pensi che l'amministrerai questi 3-4 giorni? Ma sicuramente domani è di riposo per chi ha giocato, quindi andando in piscina a scaricare, però ci vogliono almeno un giorno e mezzo per scaricare, anche due. Quindi e poi penseremo a lavorare sulle gambe e sulla testa per il derby. Però adesso c'è tanto entusiasmo, c'è tanta voglia, quindi questo risultato, questo ennesimo risultato ci dà ancora più forza. Poi sappiamo benissimo, l'abbiamo vissuto già l'andata, no? Che cos'è il derby qui a Perugia, qui in Umbria. Quindi i ragazzi sono già vaccinati e credo che riusciremo a fare una grandissima impresa anche a Terni. Una domanda, mister, scusi. Sì, ho visto che quando voleva fare il cambio inserendo Parigini, sì. Poi nel frattempo era caduto Fabinho, è stato per quello che poi lo ha richiamato, sì. E ha fatto entrare Crescenzo. Sì, perché avevamo un cambio, volevamo fare riposare Falcinelli che era diffidato, con l'ingresso di Parigini potevamo sfruttare più gli spazi dietro, però in quel momento si è fatto male Fabinho, ho dovuto mettere per forza Crescenzi, anche perché avevamo anche un altro cambio preventivato a centrocampo con Lanzafame, però purtroppo non si è potuto fare. Ma crampi. Crampi. Dicevi quanto è importante, insomma, derby, anche visto come è andata l'andata, insomma, in generale, però in questa situazione c'è tutta un'altra storia rispetto all'andata, sia insomma un po' per il fatto che il campionato è quasi, insomma, mancanzate partite, soprattutto direi per la classifica del Perugia. Sì, ma le partite vanno giocate, ma al di là delle classifiche, non classifiche, è un derby, una partita a parte, non fa parte di questo campionato, no? E ci sono tante situazioni, quindi sappiamo quanto è importante, quindi non andiamo a guardare né classifica né niente, è una partita importante per tutta la città, e i tifosi ci tengono tantissimo, ci teniamo anche noi a continuare questa striscia positiva, anche perché... Se vogliamo, come ho detto in conferenza stampa, se vogliamo arrivare in fondo dobbiamo cercare di vincere tutte. Va bene, grazie. Grazie a voi. Grazie.